Finita così la prima parte della serata con le domande fisse, e arriva una bella parte ugualmente. Quella delle domande che noi abbiamo definito pepate, quelle che hanno coinvolto le domande che toccheranno un po' da vicino i candidati. Questa volta i candidati avranno però 3 minuti di tempo ciascuno per rispondermi. Lascio la parola a Paolo, che sarà colui che dovrà girare il coltello nella piaga. Che brutta situazione in questo momento. Siamo stati in questa settimana più volte avvicinati da tanti cittadini sannazzaresi, i quali ci hanno chiesto di porre anche delle domande difficili, delle domande pepate, come diceva giustamente Stefano, altrimenti dicevano il dialogo e la serata sarebbe poi stata troppo piatta. Allora io mi sento di chiedere a Silvia Bellini, proprio in virtù delle tante persone che mi hanno posto questo quesito, di spiegarci un dettaglio, perché a tantissimi cittadini questa cosa è sembrata particolarmente strana. La mancanza in lista di una persona certamente per bene e francamente molto impegnata negli ultimi 2 anni in comune, e mi riferisco al dottor Pietro Signorelli. Vogliamo spiegare una volta per tutti quali sono stati i motivi che hanno portato a questa esclusione. Se me lo permettete, facendo mie le parole del grande Indro Montanelli, mi sentirei di chiedere molto più semplicemente: ci spiegate per favore per quale motivo è stato impallinato il vice sindaco Signorelli? Visto che un po' ci conosciamo, potevo da te, vi racconto com'è andata. Dunque, noi come gruppo a gennaio di quest'anno ci siamo ritrovati per decidere come muoverci. Quindi, uno, se rifare il gruppo; due, se considerare al limite di, una volta fatto il gruppo, di poter eventualmente fare coalizioni, eccetera; e tre, di valutare il progetto. Dunque, alla prima domanda ci siamo detti sì, andiamo avanti perché abbiamo un progetto importante da portare avanti. Al secondo punto, facciamo delle coalizioni? No, assolutamente, noi andiamo avanti così, senza nessun tipo di coalizione. Terzo, progetto e candidato sindaco. Candidato sindaco, tutto il gruppo all'unanimità mi ha chiesto se io volessi essere candidata sindaco. Io ho accettato, dopo qualche giorno ovviamente di riflessione, perché è una scelta comunque importante, e quando ci siamo riseduti per valutare e quindi votare la mia candidatura, Pietro non ha aderito a questa scelta e quindi non ha voluto aderire a questo progetto. Io sono sincera fino in fondo, la Lomellina ne è testimone. Io ho dato l'ultimo nome, cioè il 12° nome della lista, l'ultimo giorno possibile, perché sinceramente speravamo tutti in un suo ripensamento. Così non è stato, e comunque io lo ringrazio ancora pubblicamente perché ha lavorato tanto per noi. Vado da Roberto Zucca. Grazie. Potevi anche farne a meno. Anche in questo caso tante persone mi hanno chiesto di girare un quesito, che è questo. Alcuni si vocifera che alcuni candidati nella lista numero 1 abbiano scelto l'ingegner Zucca, che certamente è una persona per bene, ma ha di poca esperienza politica. È stato scelto perché in caso di vittoria, anche a seguito dei molteplici impegni di lavoro fuori paese, sarà poco presente in comune e quindi facilmente, virgolettato, manovrabile.
Che cosa rispondiamo a questa provocazione? Devo dire che è una domanda che è circolata e potevo aspettarmela. È una domanda che mi sono posto anch'io quando ho cominciato questa avventura, ma poi piano piano ho conosciuto i componenti della mia lista e mi sono tolto ogni dubbio. Parte tutto, sono persone moderate e capaci che sanno solo fare del bene a San Nazaro. Avere in squadra per me, come allenatore, è un motivo di soddisfazione. Piace a tutti gli allenatori avere tanti campioni in squadra. Come ho più volte detto, comunque la cosa più importante è che la lista mette al centro prima le idee e poi le persone. Quindi noi abbiamo, prima di tutto, le 15 S per San Nazaro, che sono quelle che porteranno avanti il nostro programma. Quindi io ho un progetto, e lo abbiamo scritto dalla prima volta che abbiamo messo il primo manifesto a San Nazaro, l'ho condiviso con la lista, lo metto al centro, le nostre idee sono al centro. Prima le idee, poi le persone. Se i cittadini di San Nazaro condivideranno questo progetto e ci premieranno con il voto, potremo immediatamente procedere e attuare il programma. Perché, come ho detto prima, lì dentro ci sono le nostre identità. Chi mi conosce sa che sono determinato e che le cose che penso gli ho sempre detto in faccia e non mi sono mai tirato indietro nel raggiungere i miei obiettivi. Per cui, se sarò eletto sindaco, lo farò al 100% ed eserciterò il mio potere al 100%. Non sarà molto politico, ma è sicuramente trasparenza e chiarezza, che sono le cose che deve avere innanzitutto un amministratore. Idee chiare e precise da trasmettere alla tua squadra, senza lasciare spazio ad interpretazioni. Da oltre 20 anni faccio l'amministratore di società e ho trattato con enti, burocrazia e persone in varie parti del mondo e credo di avere esperienza sufficiente per fare il mio dovere di sindaco a pieno titolo e non da comprimario. Come si dice da noi, ho imparato bene ad essere butunà da dre. Basta. Tante persone mi hanno chiesto di pensare a quella che era stata la tribuna politica svoltasi presso la SOMS circa 2 anni fa, moderata dall'ottimo Rodrigo Serafini. In quell'occasione Giovanni Maggi, candidato allora della lista Aria Nuova, non usò, diciamo così, delle parole benevole nei confronti degli amministratori di allora. E a distanza di 2 anni ci troviamo Giovanni Maggi, candidato sindaco, insieme a coloro che in quell'occasione furono quantomeno oggetto di discussione e attaccati. Allora, sempre per usare il linguaggio caro a Montanelli, in politica, pur di raggiungere gli obiettivi prefissati, vale sempre tutto il contrario di tutto. Sì, ecco, innanzitutto voglio precisare che non mi sento un politico, anche se siamo nell'ambito, diciamo, di una realtà relativamente ristretta, insomma, ecco, ho cercato di fare l'amministratore all'opposizione, vorrei provare a farlo dalla parte giusta. Essere chiamato politico mi fa sentire a disagio. Sì, devo dire che noi di Aria Nuova siamo partiti con dei principi. E uno di questi principi su cui si è fondata la nostra lista era la non appartenenza politica e la non appartenenza partitica. E abbiamo portato avanti questo concetto con estrema coerenza. Dopo 2 anni passati, appunto, come dicevo prima, all'opposizione, ci siamo trovati di fronte, per certi versi sfortunatamente, ancora a questa eventualità di dover affrontare nuove elezioni. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ma cosa facciamo? Ci proviamo da soli un'altra volta?
ci facciamo dire bravi un'altra volta e ci facciamo ancora 5 anni di opposizione senza poter muovere un granello nell'interesse del Paese? O dobbiamo essere un po' più pragmatici, avere un po' di senso pratico e andare a guardarci intorno e nello scenario di quelli che ci stanno, che stanno nell'ambito dell'amministrazione, cercare dove sono le persone capaci e competenti? E così abbiamo fatto. Ci siamo guardati in giro, abbiamo trovato le persone capaci e competenti e abbiamo cercato di unirci a loro, di creare con loro dei progetti condivisi. È stato in questo modo che è nata Unire San Nazaro. Non bisogna guardare indietro se si vuole costruire il futuro. Bisogna lasciare alle spalle anche tanti errori che si sono fatti. Di conseguenza crediamo fermamente in questa coalizione che è nata con il PD. Ci crediamo perché abbiamo trovato dall'altra parte le persone che volevamo trovarci. Siamo sicuri che saremo in grado, mettendo insieme le risorse e le capacità di tutti, di governare in modo eccellente l'amministrazione del nostro Paese. Ora è il momento delle domande dal pubblico. Due domande rivolte ad ogni candidato. Chi sottoporrà la domanda non potrà rivolgerla a tutti e tre, insomma. Cominciamo? Non so, prima che alza la mano Antonio, prego. Pronti? Bello, ci mancherebbe alla basket. Alla basket, sì. Ecco, prego il pubblico, chi fa la domanda di alzarsi in piedi, di presentarsi ovviamente. No. Io direi, scusate, patroni, non fatelo parlare però. Non ha mai parlato le altre sere. No, è patron. No. Ok. Patroni si è prenotato, certamente. Si è riservato la serata, riservato la serata finale. Il show finale. Ok. Si può. Buonasera, ciao. Sono Antonio Beltrami. Una domanda per Silvia Bellini. Allora, io abito in Viale Italia. Stando al vostro programma di 2 anni fa, non avete preso in considerazione il fatto della pavimentazione di Via d'Italia, no? Adesso, anzi, voi vi siete battuti per farla 2 anni fa. Adesso invece, nel vostro programma attuale, se non mi sbaglio, mi sembra di aver letto la pavimentazione nuova. Sempre riguardo Via d'Italia, siccome 2 anni fa, dopo che siete stati eletti, è stata fatta un'ordinanza dove avete messo fuori proprio dei cartelli che riguardava sicurezza, pulizia e tutto. Via d'Italia è uno schifo. Tutta la gente coi cani, non c'è nessuno. Anzi, no, uno c'è, il mio amico Stefano Cosio, che lui raccoglie i bisogni del cane. Io parlo solo per Via d'Italia perché abito lì. E Via d'Italia è uno schifo perché poi quando ci sono dei funerali si passa anche di lì e non ho mai visto un vigile o qualcuno prendere dei provvedimenti in base alla vostra ordinanza. Grazie. Prego. Posso rispondere? Funziona il microfono? Dunque, sì, la pavimentazione verrà fatta perché è in convenzione con la nuova convenzione che abbiamo stipulato con Eni e abbiamo deciso di farla perché verrà fatta appena dopo verrà sistemato il tratto SOMS. Era inutile sistemare prima la pavimentazione senza prima mettere uno a norma, due rifare il palco del teatro, i bagni del teatro, il dietro del teatro, perché io so benissimo che tutta la gente che frequentava questo teatro dietro si doveva cambiare eccetera eccetera al freddo. Invece il progetto grazie al quale anche la regione ci ha sovvenzionato, quindi prima sarà messo a norma il teatro, dopodiché verrà fatta la pavimentazione. Sul discorso invece della pulizia delle sporcizie dei cani hai perfettamente ragione, è purtroppo un problema che riguarda tutto il paese,
Va anche detto però che al momento i nostri vigili non riescono a fare tutto. Ci stiamo adoperando per assumere effettivamente vigili nuovi e per riuscire a farli viaggiare più sul territorio, però su questo hai perfettamente ragione. Prego. Si era prenotato Patroni. Sono Patroni. E mi calo nelle vesti dell'ultimo cittadino, dell'elettore che fino a ieri ha lavorato, adesso manco una settimana deve andare a votare, non sa neanche cosa votare. Allora, mi informo, guardo le liste, ce ne sono tre, due sono nuove, ne ho altre, due nuove. E ho i volumetti, che sono volumi dei programmi, e me li leggo. Facciamo, faremo, studiamo, proponiamo. Questo qui è il programma che io ho già letto 5 anni fa, cioè, sono 48 anni che voto, sfortunatamente, e queste cose almeno diciamo 15-20 anni io le ho sempre sentite e viste, probabilmente hanno cambiato soltanto la copertina del programma, ma comunque è un programma vecchio. Poi ci penso un attimo e dico no, perché è un programma nuovo, perché non è mai stato realizzato, quindi è nuovo. Fate gli applausi, vi ringrazio, però l'unica cosa nuova che ho notato è la città di San Lazzaro. Cercheremo di diventare città, è come se io cercassi di diventare barone, baronetta, Sir Peter Louis Patrone. Dice, dentro di sé ci pensa, quello baronetto, ma sarei all'altezza al direttato, non siamo in fase corretta, quindi dico. E poi alla fine della fiera passo le persone, guardo le persone, i candidati, e guardo i nomi, dico, ma questi li conosco tutti, c'erano anche 20 anni fa. Allora, dico, è un verso italiano, cambiare il nome ai partiti o alle liste, ma non cambiare le persone. All'estero è il contrario. I partiti rimangono tali e cambiano le persone, per quello che siamo un passo indietro. La domanda che vorrei fare a Mike è questa: perché l'elettore dovrebbe preferire le due liste? Grazie. No, Patroni, mi metti un po' in imbarazzo perché abbiamo parlato di programmi, tutta la serie, abbiamo cercato di far capire le differenze, credo che le differenze ci siano. In riferimento a quello che dicevi, al fatto che ci sono dei personaggi che da tanti anni sono presenti nella scena politico-amministrativa del nostro paese, condivido il tuo punto di vista, ma devo dire che personalmente, al di là dell'età anagrafica, mi sento un lattante come esponente del mondo politico amministrativo locale, per cui non credo che i tuoi riferimenti fossero nei miei confronti. Perché preferire me? Perché ho cercato, e l'ho dimostrato coi fatti, sono riuscito a portare una ventata innovativa a San Lazzaro, creando Aria Nuova, una realtà che è nata 2 anni fa, che è vissuta, che esiste e che esisterà al di là di quello che sarà il risultato elettorale del 15 e 16 maggio. Abbiamo cercato di dare una logica nuova all'idea di amministrazione. Abbiamo cercato di portare un concetto di assoluta indipendenza dai partiti, dalle segreterie dei partiti. Crediamo in questi principi e crediamo che sono quelli che tutto sommato abbiamo infuso anche nell'ambito del nuovo gruppo di Unire San Lazzaro, principi assolutamente condivisi da chi c'era e da chi c'è, dai vecchi e dai nuovi. Questo credo che sia un elemento importante. Noi non abbiamo mai amministrato,
e vorremmo provarci questa volta per fare veramente qualche cosa di nuovo per il nostro paese. Grazie a tutti. Domanda qui? No. La domanda la faccio a Luca, che è la lista progetto. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, io sono Castrana di Circolo Medio Ambiente e volevo fare una domanda che è riferita soprattutto a quanto riguarda il programma. Io sono dell'idea che tutte le temi, le questioni ambientali penso che abbiano soprattutto in, non dico paese, diciamo cittadina come San Lazzaro, d'accordo un po' tutti, cittadini di San Lazzaro devono essere al primo posto, devono avere una priorità nelle tematiche ambientali, perché sono assolutamente, per vari motivi, sia per la questione della presenza negli impianti ad alto rischio, della raffineria, eccetera, e poi sappiamo anche che verrà poi costruito un impianto a est che creerà dei nuovi problemi di impatto ambientale, come se non bastassero quelli che abbiamo, però dobbiamo conviverci e però dobbiamo assolutamente su queste cose qua fare molta attenzione a queste cose, per cui penso e credo che sia importante quello che è stato previsto sulla Italia, tendiamo da fermo. Prego di stringere questo. Sì, sì, allora però la domanda che voglio fare è sicuramente il progetto di Tucca, il progetto della sua lista, non ho trovato. Non sono nessuno di verità, non ho trovato, è stato praticamente quello che era il progetto PONET, che è stato fatto in collaborazione con Legambiente, che è stato fatto con molti soldi messi dalla Fondazione Carico, dalla provincia, dai comuni limitrofi, rivieraschi, ma non so, ma anche da San Lazzaro, che era il comune capofila di questi comuni rivieraschi, e portava avanti questo progetto molto importante nel corridoio ecologico. La domanda, la domanda era questa qua, era, io non ho trovato queste, un accenno e non ho trovato nessun riferimento a questo tipo di progetto che noi riteniamo molto importante che sia attuato, perché è importante che venga dato un segnale e che venga fatto questo corridoio ecologico, questa parte fluviale del mondo, facciamo, che sia assolutamente indispensabile. Questa cosa qua non è stata. Bravo Gaspare. Beh, non hai trovato la parola PONET, però tutto quello che sono i contenuti della parola che ci sono dentro nel contenitore PONET li hai trovati, perché ci sono piste ciclabili, ci sono momenti didattici, ci sono tante di quegli argomenti, anche perché, come tu sai benissimo, io queste cose qua le ho vissute insieme a te e insieme a tutti gli altri componenti quando sono stato membro e anche presidente della Consulta ambientale. Per cui queste cose qua le ho portate avanti insieme a te, abbiamo fatto proposte, abbiamo fatto tutta una serie di lavori in collaborazione con l'attuale, con quella che era l'amministrazione del tempo, e abbiamo portato avanti una serie di cose. Esiste un contenitore, esistono dei progetti, li abbiamo condivisi e non hai trovato la parola PONET perché è un progetto che sta portando avanti, che stiamo portando avanti in collaborazione San Lazzaro, in collaborazione con tanti altri paesi e con la provincia eccetera. Però tutto quello che sono gli argomenti che stanno nel contenitore PONET sono inclusi, se leggi bene attentamente il nostro programma, all'interno delle 15 S di San Lazzaro. Grazie. Perché nel suo programma non sono previsti impegni per nel campo sociale, però vabbè, parlo a nome mio soprattutto per i giovani e poi per gli anziani e soprattutto per i bambini anche. A maggio, ho capito? Sì, a maggio. Forse non l'hai letto attentamente il programma. Parlavi del sociale? Parlavi del sociale, giusto? Guarda, noi parliamo del sociale e delle associazioni che si occupano di questo in due punti. Nel punto in cui parliamo della cultura, cultura e associazioni come scuola, cultura e associazioni come valori imprescindibili,
E scriviamo che relativamente alle associazioni sarà assicurato un forte sostegno a tutte le associazioni di volontariato, vera ricchezza per la comunità e garanzia per il consolidarsi di una reale amicizia civica fra i cittadini. E poi riprendiamo ancora il discorso del sociale, ancora in un altro ambito, nell'ambito della la persona e la famiglia al centro di ogni progetto sociale. Parliamo dei centri associativi, di come vengono valorizzate tutte le strutture per gli anziani e l'impegno dell'amministrazione a sostenere i progetti delle realtà associative. Per cui, magari con calma, leggitelo meglio e poi vedrai che ti ricrederai. Penso di esprimere un pensiero condiviso da molti, ascoltando. Il nostro servizio postale sanitario, l'ufficio postale di San Marco. Qui è scritto. Il futuro sindaco, chi sarà sarà, pensi di poter fare un intervento presso gli appositi uffici per migliorare il servizio postale, non tanto dei portalettere, proprio dell'ufficio postale. Qua. Rivolta a chi? Al candidato Bellini o a Luca? Tutte e tre. Va bene, finiamo. Al futuro sindaco se pensa sia possibile fare un intervento che migliori queste condizioni, perché non è il sindaco che va lì in ufficio a dire cambiamo le cose, deve essere la direzione del posto. Certo. Posso rispondere? Sì, la tira, diciamo così. Risposta flash per tutti e tre. No, credo che siamo gli unici che hanno inserito nel programma che si persegue l'accordo con la direzione locale Poste Italiane al fine di estendere l'orario di apertura al pubblico degli uffici. Vogliamo che sia Due anni fa eravamo andati a parlare direttamente su Pavia, perché siamo consapevoli di questo enorme problema per Sannazzaro, e se Sannazzaro vuole diventare città anche la posta deve essere funzionante al di là di tutto. Il problema è che per arrivare ad avere l'apertura del pomeriggio, è vero che deve essere l'amministrazione comunale, anche l'amministrazione comunale a farne richiesta, ma ci deve essere una sottoscrizione di firme. Quando si arriva ad arrivare a tot firme si può inoltrare alle Poste Italiane e vedere di poterla attivare, ma non dipende solo dall'amministrazione comunale. Comunque noi siamo dispostissimi. Luca? Beh, devo dire che l'efficienza, anzi l'eccellenza dei servizi deve essere uno dei punti importanti, così come lo è per il nostro programma. E quindi la posta è un grande problema che dobbiamo certamente occuparcene e cercare di risolverlo. Però quello che conta, secondo me, come mi hanno sempre insegnato, non è quanto tempo serve perché il servizio sia efficiente, ma che cosa riesce a combinare. Ed è questo che vogliamo fare, non il tempo, ma i fatti, il risultato, l'efficienza ci interessa. Prego. Io avrei delle domande per tutte, diciamo così, un po' per tutti e tre, però diciamo mi rimane una domanda per, credo, il candidato Bellini. O per Zucca. Per il candidato Bellini, quindi la rivolgo a te. Allora, io ho sentito tutti i vostri programmi di strutture, diciamo, molto 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 impegnative dal punto di vista economico. Io spero che voi sappiate benissimo gestire i soldi in modo da avere l'occasione di fare tutto, perché mi sembra, però è una mia opinione del tutto personale, ma sento che è condivisa anche abbastanza in modo diffuso, che vi state impegnando un po' troppo, diciamo. E allora io la domanda la farei proprio terra terra. Scusate, ma le bollette del gas che non arrivano,
che non arrivano dal mese di dicembre. Ma perché non pensiamo a sinistra? Io credo che prima di pensare ai progetti faraonici sarebbe anche il caso. Devo alzarmi in piedi, ma la domanda non per me. Ho capito. Sarebbe il caso di pensare a queste cose terra terra che interessano veramente la tasca di tutti i cittadini, prima di tutto, visto che siete evidentemente ancora amministratori comunali. Sì. Posso rispondere? È proprio, guardi, mi fa proprio una domanda che cade a fagiolo. È proprio perché ci riteniamo ottimi amministratori che quando è scaduto il contratto alla fine di dicembre per il gas abbiamo deciso di fare una gara. Questa gara ha permesso di risparmiare al comune di Sannazzaro e quindi a tutti voi cittadini 230.000 euro. Uno, perché chi aveva in gestione il gas prima aveva in gestione anche tutta la banca dati di tutti i residenti a Sannazzaro. Per avere la banca dati il comune doveva pagare 200.000 euro. Il nostro ufficio tecnico, tutto l'ufficio tecnico si è impegnato, ci ha messo circa un mese e mezzo, ma è riuscito da solo a rifare tutta la banca dati di tutta Sannazzaro. Quindi è stato un risparmio di 200.000 euro. 30.000 euro sono risparmiati perché grazie alla gara d'appalto il comune ha trovato un altro fornitore e quindi risparmiato 30.000 euro. Se è vero che il disguido c'è stato e se è vero che entro sabato usciranno, se volete ve lo firmo qui davanti a tutti, le bollette, è anche vero che comunque usciranno, è vero che con due mesi di ritardo, quattro mesi di ritardo, ma è anche vero che comunque avranno le due scadenze, non sarà una rata unica, con la scadenza a giugno e con la scadenza a luglio. Questo è. Ultima domanda per Zucca. Chi vuole rivolgere l'ultima domanda al candidato Zucca? Nessuna? È stato troppo bravo. Sono troppo bravo. O sono stato poco bravo. Casi sono due. Allora lo faccio io. Ascolta, aspetta. Bene. Chiara, forse. Perfetto. Sapere dal dottor Zucca cosa pensa di fare a proposito dell'ASL di noi mamme, anziani, chiunque che è costretto ad andare a Carrasco per una vaccinazione. Niente si può fare. Beh, questo è un bel problema, che non è solo un problema di Sannazzaro, ma è un po' il problema di tutti i paesi. Che non solo Sannazzaro, ma anche paesi più grossi, mi sembra tipo Mede o che debbano andare tutti a Carrasco. Bisogna intervenire tutti insieme e pensare, per esempio, di almeno avere un pomeriggio o una giornata dedicata appunto a Sannazzaro per evitare questi disagi di dover andare fuori paese per un problema che sicuramente, come in passato si poteva fare, può essere tranquillamente gestito qua. È un qualche cosa che interessa, se avremo l'opportunità di farlo ci impegneremo al massimo per risolvere questo problema, così come abbiamo voluto dare molta attenzione alle mamme, alle donne, anche magari nelle piccole cose, come avete potuto leggere nel nostro programma, ad esempio con i parcheggi rosa che abbiamo voluto dedicare alle mamme e alle mamme in gravidanza e alle mamme con passeggino. Purtroppo il problema con l'ASL è un problema che deve essere affrontato, però, come dicevo, non solo dal comune di Sannazzaro ma in cooperazione con i comuni limitrofi. Bene. Anche questa tornata
esaurita, arriviamo al domandone finale, semplice semplice. Ogni candidato avrà a disposizione 4 minuti per convincere gli elettori a votarlo. Partiamo nuovamente in rigoroso ordine di estrazione di lista, quindi comincia Zucca a convincere i suoi elettori e gli indecisi a votare. Bene, noi abbiamo fatto un programma, 15S per San Nazaro, abbiamo cercato di dare la massima attenzione a quelle che sono i problemi che il nostro paese deve affrontare, abbiamo fatto una squadra, abbiamo soprattutto messo in campo delle idee che vogliono cercare di portare una soluzione ai vari problemi che da anni, come è stato detto prima, ci sono a San Nazaro, partendo dal basso, cioè cercando prima di tutto di risolvere i problemi quotidiani, togliere i fastidi che ci sono nella inefficienza dei servizi. Questo è un punto che vogliamo risolvere. E poi, come abbiamo detto, ci sta molto a cuore il lavoro. Il lavoro è il primo punto. Casa e lavoro, prima i residenti. Questo è il nostro slogan che continuiamo a ripetere, con cui abbiamo tappezzato il paese, perché siamo convinti che sia il lavoro il punto, lo snodo principale per la qualità della vita, e questo sarà il nostro cavallo di battaglia se avremo la possibilità e se ce ne darete l'opportunità. Grazie. Anche per Maggi 4 minuti per convincere gli elettori. Allora, visto che io ho sforato le altre volte, vi prenderò 40 secondi. Leggo 3 citazioni. Può provare a fare il primo cittadino solo chi crede che amministrare sia davvero un'estensione del verbo amare. Matteo Renzi. Agisci sempre onestamente. Ciò soddisferà alcuni e stupirà gli altri. Mark Twain. Voglio cambiare San Nazaro applicando l'etica della responsabilità, della coerenza nel fare ciò che si dice. Giovanni Maggi. Allora, scegliete quella che vi piace di più, però votate Unire San Nazaro. E visto che ho ancora un po' di tempo a disposizione, vi ricordo che venerdì 13 maggio in biblioteca alle 21 ci sarà la serata della chiusura della campagna elettorale di Unire San Nazaro. Ciò che ancora va detto, illustreremo ancora i punti che sono rimasti e magari quelli più caldi. Vi ringrazio. Anche per Silvia Bellini un appello agli elettori. Sarò anch'io brevissima. Chiediamo il voto perché sono donna, perché siamo giovani, perché non si può tornare indietro, ma dobbiamo guardare avanti e continuare a guardare avanti e credere, perché San Nazaro veramente ha tanto, e però bisogna andare avanti, guardare avanti. Grazie. Bene, siamo in chiusura. Carissimi candidati, nel ringraziarvi sentitamente per essere stati con noi questa sera, permettetemi di stringervi la mano e di dirvi in bocca al lupo, con l'auspicio che chiunque di voi, dopo lo spoglio delle schede, risulterà essere il più votato. Dal giorno dell'insediamento in comune diventi il sindaco di tutti i cittadini sannazaresi. Di coloro che mi avranno votato, così come di coloro che invece avranno optato per scelte diverse. San Nazaro è una realtà che presenta problemi e criticità di varia natura, ma certamente è un paese vivo, dove risiedono tante famiglie per bene dedicate al lavoro.
San Zano ha un tessuto sociale attivo, dove tante persone si impegnano quotidianamente per il bene comune. Questo è dimostrato dalle numerosissime benemerite associazioni presenti in paese, da considerarsi autentici fiori all'occhiello della nostra comunità. Noi speriamo che chi di voi si onorerà di ricoprire la carica di primo cittadino, fin dal primo giorno di lavoro sia un sindaco attento alle necessità della comunità e vicino alla popolazione. Così come speriamo che la Giunta nel suo insieme si muova ed agisca sempre per il bene del Paese e dei residenti. Grazie di cuore, gentili signore e signore, per averci trovato con la vostra presenza. Grazie a Pietro Gatti, a Renato Morelli, Carlo Vecchi, Antonio Perosin e a Telepavia. E ora cedo la parola al dottor Stefano Calvi per la chiusura dei lavori. Niente, non mi resta che ringraziare i candidati che hanno accettato l'invito del mio giornale a partecipare a questa tavola, diciamo, questo confronto con il pubblico. Ringrazio Paolo per l'aiuto prezioso che ci ha dato e vi sarò meno filosofico ma un po' più pragmatico. Vi raccomando tre appuntamenti. Domani il teleracconto di Pietro Gatti trasmetterà a partire dalle 20 l'intera serata dibattito, quindi domani collegatevi sulla rete San Nazarese per assistere nuovamente alla replica della serata. Vi ricordo mercoledì sul settimanale La Lomellina l'uscita con un ampio report anche fotografico della serata di questa sera e vi ricordo un altro appuntamento elettorale con i candidati al Consiglio Provinciale. Giovedì sera alle 21 in biblioteca si sfideranno i quattro candidati alla carica di consigliere provinciale di San Lazzaro, che sono Pierangelo Fazzini per il Partito Democratico, Ambo Schiaretti per la lista di Pova, Roberto Fuggini Lega Nord e Patrizia Baldini per il PDL. Quindi appuntamento giovedì sera alle 21 in biblioteca. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro buona serata. Grazie. Grazie Paolo. Grazie. Mamma mia. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, complimenti. Ciao Silvia, diamoci un 5. Grazie. Da palestra. Da palestra. Ciao, grazie. Ciao, grazie. È andata, dai. Grazie. Ecco, la sigla di sottofondo. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Paolo, grazie. Ciao, grazie. Allora, come stai? Stavo rubando questo affare qua. Ehi, no, mi stavo rubando il... con la...